Mister, è difficile commentare un 4-0, ma cerchiamo, diciamo, di trovare quello che si può salvare. Salvare, diciamo che i primi 45 minuti Messina ha avuto due o tre occasioni importanti dove è stato bravo il nostro portierino a evitare di subire il gol prima del 47esimo. Anche se abbiamo subito un gol, nel momento in cui noi il gol sbagliato, il gol subito. Poi il momento, secondo me, nei secondi 45 minuti, nel nostro momento migliore, abbiamo subito un calcio di rigore a quanto dubbio, però se andiamo ad analizzare la gara dico questo, poi la partita sul 2-0 è finita lì, dico che abbiamo incontrato una grossa squadra, secondo me è la squadra migliore che abbiamo incontrato, è anche superiore secondo me all'Interreggio. Però l'unica cosa che vorrà rimproverare la mia squadra è che sul 2-0 abbiamo mollato mentalmente, non fisicamente. Però ci può stare una battuta del resto del genere, anche se è un risultato un pochettino pesante di quello che si è visto in campo. E ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo, perché adesso abbiamo su 5 gare 3 gare casalinghe e 2 in trasferta e dobbiamo cercare di chiudere la pratica già domenica in casa con Marsala, in quanto vincendo domenica abbiamo già, diciamo, quasi abbiamo la matematica salvezza già a quattro giornate alla fine. Questo era l'obiettivo principale, penso che i ragazzi l'abbiano, togliendo la parentesi di oggi, si sono sempre comportati bene. Cioè, certo è duro assorbire, però dopo un girone di ritorno del genere, di come ci siamo comportati, però ci dobbiamo mettere subito una pietra sopra e non parlarne più di questa gara. Forse oggi sono contate più le motivazioni messe in campo dal Messina, che ancora crede al primo posto, magari il Licata è più tranquillo dal punto di vista della classifica. No, ma sai, noi la gara abbiamo cercato di prepararla nel miglior modo possibile, infatti abbiamo subito gol al secondo minuto di recupero nel primo tempo, dove dicevo prima che noi abbiamo sbagliato un gol a porta vuota. Però le motivazioni noi ce l'abbiamo messa, ci abbiamo cercato di giocarcela alla fine, quando poi vengono fuori delle situazioni, gli episodi del rigore ci ha condizionato la gara, perché i primi 15 minuti del secondo tempo noi eravamo nel nostro momento migliore e poi il rigore ci ha spezzato le gambe. Adesso la salvezza passa dalla gara col Marsala. Ma noi lo sapevamo che era dura a Messina. Ci abbiamo provato, purtroppo diciamo che ci abbiamo provato, anche se alla fine, ripeto, il risultato è un pochettino pesante per come i ragazzi hanno fatto il girone di ritorno, però questo non significa niente, già da sabato in casa con Marsala dobbiamo cercare di riprendere il nostro cammino, che è quello di cercare di vincere e approfittarne del turno casalingo per cercare di chiudere, ripeto, la pratica salvezza, come abbiamo fatto quando abbiamo perso l'Interreggio, che ci siamo subito ripresi, rialzati andando a vincere ad Adrano. Dobbiamo subito cercare di dimenticare questa disfatta, perché di disfatta si tratta, un 4-0 è difficile da commentare, infatti non voglio neanche parlare della gara. Se andiamo a analizzare però, a vedere la classifica e i risultati che ci sono stati oggi, diciamo che l'unica cosa positiva per quanto riguarda noi sono i risultati che vengono dagli altri campi. Presidente, è sempre bello commentare una vittoria così rotonda al cospetto di un avversario comunque quotato. Sì, è bello certamente, ma non è tanto i gol che si possono realizzare o la difficoltà nel vincere una partita, quanto vedere tanta gente sugli spalti, felici, contenti di poter godere di una domenica di divertimento, ecco, questa è la cosa più importante. Sembrava di rivedere la gara dell'andata in cui il Messina ha attaccato tanto ma realizzato poco nel primo tempo, poi invece dopo il gol di Corona il Messina è riuscito a mettere sotto il Licata e anche a dilagare. Sì, noi avevamo timore che potesse finire come all'andata, se voi ricorderete in quell'occasione il Messina giocò una bella partita, quindi veramente fummo sfortunati e anche oggi dopo i primi 40 minuti temevamo che potesse finire allo stesso modo. Poi il gol di Giorgio ha un po' aperto la difesa avversaria e devo dire che per il Licata, che non aveva forse molto da chiedere a questo campionato, non è stato più semplice starci dietro. Però il Licata, l'avevo detto all'andata, a me piace perché ha una bella struttura di gioco, ha una buona squadra. In queste ultime partite quello che conta sono le motivazioni e forse oggi il Messina ne aveva più del Licata.